ritorno a i soggetti che solitamente devono comporre, insomma, quella che è la triangolazione magica perché i progetti riescano bene, quindi cliente, agenzia e casa di produzione. Oggi parliamo del progetto Invesco, nato da una ricerca Doxa che voleva andare a indagare, insomma, cosa pensano le varie generazioni del futuro. Il tutto realizzato tramite l'agenzia Creative Communication e tramite la casa di produzione Don't Movie. Ma prima di entrare nel merito di tutto questo, volevo fare un annuncio che mi preme particolarmente, perché dopodomani, cioè giovedì 9, la web series che fa parte di uno dei tasselli di questo progetto integrato verrà presentato al Cinema Anteo. E questo, insomma, è bellissimo perché devo dire che quando una web serie e un progetto di comunicazione possono competere sul grande schermo, insomma, è una gioia di tutti. Non rubo più tempo, però, e iniziamo a chiacchierare con i protagonisti. Intanto con Rita Schirinzi, che è Head of Marketing Invesco, e ci deve dire perché alla base di progetti così c'è sempre un coraggio da parte del cliente. Ci racconti, insomma, la genesi e come è venuta l'idea di trasformare le ricerche che sono sempre noiose, dati, tabelle, e quindi che arrivano molto poco alla gente, in dei film? Questa domanda è molto bella perché il coraggio, devo dire, ce l'hanno dato proprio gli intervistati da parte di BBA Doxa, i loro commenti, i loro sogni e le loro reazioni di fronte a un concetto di futuro, perché il primo obiettivo della ricerca era proprio cercare di capire come si immaginano il futuro. E più nello specifico il futuro finanziario degli italiani, ha dato il via poi a tutta una serie di commenti e di riflessioni che hanno poi dato spunto a noi nel prendere la decisione di trasformare tutti questi commenti, queste tante paure, tanto bisogno di sicurezza, in qualcosa di commestibile per chiunque. Questo perché? Perché da questa stessa ricerca esce fuori molto molto chiaramente che gli italiani vivono la comunicazione finanziaria come qualcosa di vecchio, di burocratico, di troppo difficile e di poco vicino alla propria vita reale. E quindi si allontanano dalla comunicazione finanziaria e vivono le istituzioni finanziarie come qualcosa di lontano e scarsamente, in grado di poter soddisfare le proprie necessità. Quindi da qui l'avvio di realizzare tutta una serie di attività, tra cui la webserie, che potesse restituire alla comunicazione finanziaria un linguaggio comprensibile e fruibile da parte di tutti gli investitori. La sfida non era semplice, anche perché qui, insomma, a partire dall'intento, c'era anche l'esigenza di andare a parlare con un duplice target, il business to business e il business to consumer. Come l'avete risolta? L'abbiamo risolta interpretando la necessità di cui ha parlato prima Rita Schirinzi, ovvero sia quella di parlare di finanza in un modo vicino alle persone. E quindi il linguaggio che è stato adottato nella serie è un linguaggio che praticamente non parla, fra virgolette, di finanza, ma parla di trend, parla di aspirazioni, parla di quello che le persone di quattro generazioni diverse si aspettano dal futuro e racconta anche come vivono il presente. Poi, chiaramente, a livello di mezzi sui quali è stata deliberata la serie, ci sono stati dei distinguo. Quindi la serie è in onda su FR Vision, che è la piattaforma di assogestioni, l'associazione di categoria degli asset management, e poi su Corriere TV per rivolgersi a un pubblico più vasto, oltre ovviamente a essere presente sul sito di Invesco, dove c'è poi una narrativa che collega ogni trend a un specifico prodotto a una serie di prodotti, ma sempre di più in finanza, e qui forse Rita Schirinzi può raccontarvelo meglio di me, si parla di temi di investimento più che di prodotti di investimento. Il grande salto è stato anche dato la voglia di trasmettere certi messaggi anche attraverso proprio dei piccoli tranche di vita quotidiana
delle persone, dunque attraverso in realtà tutto sommato non una generalizzazione dei concetti, ma proprio attraverso proprio dei spicchi di vita nei quali poi chiunque si possa identificare, poi lavorando anche poi sull'emozione, che secondo me la grande bellezza anche di questi corti. Aggiungere riguardo appunto al doppio target di questa serie, che sembra, guardandola, che si rivolga esclusivamente a un pubblico finale. In realtà, in tutti e quattro gli episodi, la figura fondamentale della consulenza finanziaria è evidente, proprio e soprattutto nel quarto episodio, proprio perché il consulente finanziario, oggi come oggi, che è poi il nostro cliente più diretto, deve capire che non può continuare a vendere prodotti che la gente non capisce o che la gente sottoscrive senza sapere quello che fa, ma deve conoscere i propri clienti, le loro vite, i loro bisogni, le loro ambizioni, per cercare di proporre quindi non più un solo prodotto, ma una gamma di prodotti che possano aiutarli a raggiungere questi obiettivi. Dalla ricerca viene evidenziato il ruolo del consulente assimilabile a quello di un coach. Questo è quello che vogliono gli italiani, non un piccolo Soros, ma una persona che li sappia accompagnare in questo percorso, che siano giovani o che siano boomer, nel tentativo e nella ricerca di realizzare degli obiettivi concreti attraverso una corretta pianificazione finanziaria, che ormai non può essere indipendente da una perfetta conoscenza del cliente. Infatti, ecco, il lato, diciamo, dell'esigenza di trasferire anche una certa comunicazione emotiva pervade non solo la web series, ma anche l'evento che era stato poi organizzato proprio per i consulenti finanziari e il podcast di cui appunto si compone l'intero progetto. Ma veniamo a parlare un po' della produzione, perché tutto questo, cioè c'era un obiettivo, c'erano dei dati da rendere, ma poi insomma c'è un film che li deve rendere emozione. Luca Cepro, racconta. Devo dire che dai pochi scambi che ci sono stati fin qui emerge sicuramente il motore che poi dà la possibilità di far nascere un progetto di branding entertainment, così come quello che vi stiamo raccontando. E il motore è diciamo, il là dato dal brand e dall'agenzia sul coraggio di affrontare questi temi in questo modo. Quindi andando a identificare quelli che sono gli elementi che sono chiari al brand nella comunicazione, nelle sue esigenze, nei suoi obiettivi e trasferirli poi a noi e in questo modo ci hanno reso, come dire, capaci di tradurre in storia, in storytelling, quella che è una ricerca, come già detto, con le caratteristiche di una ricerca che presenta dei dati qualitativi e quantitativi che sicuramente diciamo che non a tutti necessariamente trasmettono emozione così di primo impatto, però danno degli elementi che poi si configurano in una serie di, chiamiamoli paletti, perché nel nostro campo un pochino si parla di questo, che però non sono da prendere come elementi negativi, ma sono pilastri all'interno dei quali poi dopo si ha la possibilità di costruire una struttura, un impianto che poi porta ad avere senso. E l'intrattenimento, nel caso specifico del brand entertainment, non può scivolare fuori da questo concetto di team, di filiera produttiva che parte e che rende partecipe il brand innanzitutto, ma anche l'agenzia e poi fino a noi, e poi anche il media sul quale poi dopo va a essere lanciata la serie è importante perché deve essere specchio degli obiettivi e dei target che la serie aveva già quando è stata costruita. Per cui è tutto un sistema, come dire, tondo che trova una chiusura del cerchio corretta. È stato difficile? No, è stato sfidante. È stato bello prendere degli elementi così recuperati, perché poi c'è emozione anche nella ricerca, perché non è scritta a caso, cioè vengono appunto raccolti dei dati da persone, per cui arrivano già degli elementi che hanno delle tossine emozionali, no? Vengono trasmesse. Poi
sono ridotte a numeri e a dati, ma poi tornano in forma di emozione nel momento in cui riescono a essere inseriti dentro uno storytelling. Per cui questo è un po' quello che abbiamo fatto, mettendoci chiaramente del nostro sul lato produttivo, sul lato artistico, e il motivo per cui facciamo questo lavoro. Aggiungo che insomma, è interessante anche vedere come per tutti e quattro gli episodi, cioè per tutte e quattro le generazioni prese in esame, il senso del futuro inizia tra 7 anni, anche se poi fantasticamente ovviamente possiamo pensare al 2050, 2060, l'evoluzione incredibile, ma insomma il futuro è ora, per dirla in breve. E ecco, allargando poi ai temi della comunicazione, è ovvio che oggi ci troviamo in un contesto di sempre più rumore di sottofondo, quindi per emergere bisogna fare qualcosa che tocchi delle corde, cioè che crei attenzione nel consumatore. Secondo voi è questa la via? Cioè creare dei progetti anche in cartolina del futuro, io ci vedo quasi delle piattaforme di comunicazione che sappiano interagire anche in futuro, legandosi sempre a temi poi emotivi alla fine. Credo che sia anche un trend da un punto di vista di scelte di comunicazione che stiamo vedendo da diversi anni, ma che poi ultimamente è molto molto attuale, per cui sono convinto che diciamo così, il trend sarà esattamente questo. Tu hai parlato di piattaforma. Oggi come oggi l'ADV classico cioè funziona, ma senza nulla togliere, lascia un po' il tempo che trova. Il mondo è cambiato soprattutto dopo il Covid, e quello che il consumatore vuole alla fine è avere delle informazioni in un modo veloce, emozionante. E se vuoi, da un punto che ti dia del valore aggiunto, che ti faccia sapere qualcosa che tu non conosci a livello informativo, ma in una maniera con leggerezza, con leggiadria, perché la pesantezza, il documentario o questo genere di cose, oggi come oggi, funziona poco. Questa è una mia personale opinione. Tutto quello che viene trasmesso attraverso l'emozione e al tempo stesso in grado di darti informazione coglie il segno. Io sono d'accordissimo con quanto ha appena detto Monica, in un mondo che va sempre più veloce, dove c'è sempre più l'esigenza di manipolare tramite effetti speciali o sì, notizie molto spesso anche false, io penso che regalare un'emozione a una persona sia la cosa più importante e fermarsi un attimo, perché l'emozione ci consente di fermarci un attimo in questo turbinio e riflettere. Perché, per quanto mi riguarda, era l'obiettivo primario di questa serie, far riflettere le persone, farle fermare un attimo all'interno dei loro ritmi quotidiani e pensare che con un piccolo gesto e un po' più di riflessione si possano raggiungere traguardi che magari ad oggi ci sembrano impossibili da raggiungere. Aggiungo molto velocemente un aspetto, che è quello che è emerso anche dalla ricerca, e cioè in un certo senso i brand oggi hanno una responsabilità sociale, anche forse culturale. Era emerso dalla ricerca che le persone si fidano più dei grandi brand piuttosto che delle istituzioni. E dunque, è vero che questo è pericoloso, ma è anche secondo me, una responsabilità che ricade sulle aziende di comunicare, appunto, come diceva Monica, dando anche un valore aggiunto. E dunque l'informazione non può più essere innocente, non è più innocente, ormai è carica di significato e in qualche modo deve restituire alla società qualche cosa. In questo caso, al di là appunto della bellezza dei corti, del fatto che emozionano, comunque è un veramente un, secondo me, un esempio molto virtuoso e anche molto bello, di dare qualche cosa al mondo, alla società, alle persone, che va assolutamente al di là di un'informazione su un prodotto o su un fatto di società, perché poi dentro ci sono veramente tante, tante cose dentro questi corti. Non so se sei d'accordo tu, Monica, visto che li hai visionati recentemente, e dunque sarebbe forse carino avere anche il tuo parere su questo.
Allora, io su sono questo talmente progetto? d'accordo che devo dire, li ho visti 2 volte, ma me lo rivedrò la terza volta, perché ogni volta si colgono anche degli aspetti differenti e viene da fare dei ragionamenti. Poi sono molto belli perché è vero, sono dedicati magari a una generazione in particolare, però alla fine in ognuno c'è una mescolanza, no? Perché ovviamente viviamo all'interno dello stesso contesto e poi a rappresentare anche di come i target non siano più così omogenei, ma trasversali, per cui dipende un po' dalla mentalità, diciamo, della gente più che dall'età effettiva, anche se poi ovviamente ci sono dei leitmotiv che per generazioni sono simili, altri distanti. Infatti, direi di chiudere questa chiacchierata rinnovando l'invito all'evento che ci sarà giovedì, cioè dopodomani alle 18 all'Anteo, che sarà un'occasione anche di chiacchierare, di approfondire quanto è importante poi, perché ecco, chiuderei anche con questo tema, fare cose belle, perché insomma, come il cinema deve essere fatto bene, cioè devono competere in modo uguale la sceneggiatura, quindi lo storytelling, ma anche la realizzazione, l'idea, il messaggio che vuole essere trasferito perché funzioni e perché arrivi. Quindi appuntamento a giovedì. Grazie mille.